sprint di oggi si basa tutta sulla velocità. Non si dovranno completare molti giri e non si punterà sulla strategia. Chi di voi oggi riuscirà a raggiungere la cima della classifica? Ci sono 10 curve a sinistra e 10 a destra qui sul fantastico circuito delle Americhe. Le opportunità di sorpasso non mancano, soprattutto in curva 1 e alla 12. Su questo tracciato antiorario da 5,5 km dovremmo vedere delle velocità medie di circa 200 km orari. Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Lando Norris ha fatto segnare un gran tempo sul giro ieri e oggi è in pole position. E Oscar Piastri completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Verstappen, Russell, Hamilton, Perez, Stroll, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, Albon, Ocon, Tsunoda, Gasly, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Zhou e Logan Sargeant. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Qui a farmi compagnia non c'è solo un uomo, c'è una leggenda. Davide Valsecchi, signore e signori. Beh, dicono che cambiare aiuti a ricaricare le energie. E anche se non c'è da riposarsi granché con il formato sprint di oggi, è sicuramente un netto cambiamento rispetto a ciò a cui siamo abituati in pista. So bene quali sono i nostri ultimi preparativi prima della gara di oggi, ma cosa mi dici dei piloti? Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati da Gabriele Pio Carbonara e benvenuti in questa sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Sì. Allora partiremo a fianco di Oscar Piastri. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi iniziamo subito con questa sprint a Austin. L'informazione sta per iniziare per la gara sprint di oggi. Sarà interessante vedere come se la camera. Sono le due Mercedes, Grassi e Hamilton hanno le medie. Stessa linea diversa per i due della Mercedes. Mentre le auto si posizionano sulla griglia di partenza, invece tutti gli altri aggressivi sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi. Ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente? Non ti addormentare, non ti addormentare, tanto ne hanno spinto. 5 giri ben pieni. E poi oggi può succedere di tutto. Va bene. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, sperimenti via del Gran Premio di Stati Uniti che batte con ottimo spunto di Max Verstappen. Attenzione, buon contatto, contatto con Max Verstappen e siamo ancora davanti, solo che non abbiamo più di più caso di Verstappen. Dobbiamo tenerlo dietro, però pochi punti, potrebbe guadagnarci pochi punti, ma niente di che. Non facciamo cavolate in questo sprint, poi domani arriverà la gara della vera. DRS
secondo giro su 5. Come, hai visto come faccio bene le S? Sì. Attenzione perché qua avranno DRS. DRS per Max Verstappen, che sicuramente proverà il tacco su Lando Norris, ma molto lontano. Però Piastri è dietro Max Verstappen, potrebbe provarci. Verstappen molto probabilmente si difenderà col DRS, si avvicina sempre di più a Norris. Lungo, no? Lungo Lando. Attenzione! Dall'anno prossimo in poi non ci sarà più il punto per il giro veloce, giusto? Io perché? Non lo so. Comunque, questo giro è ciò che abbiamo dietro. È stato in compianto, però se sta il quinto, non so se notato, ma nel videogioco ovviamente solo in questi ultimi campionati di stagione sta andando bene. Sì, è migliorato da così. Attenzione, prende tutta la scena a parte, ma Norris si difende ancora, niente attacco per Verstappen. Dolce, qui Dolce, Lando. Ok, bene, forza. Dai, Lando. Quarto giro su 5. Oh, lungo! Aspira! Lungo da stappe davanti! Sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Lungo! Le stappe davanti! Allora sta fullo salando! Non deve sbagliare più! Sa che dovrebbe essere fatale quell'errore. Attenzione, quasi contatto. Adesso i due titani si scontrano. Vanno Norris e Max Verstappen all'esterno, e Norris prende e se ne va, ma senza DRS le parano passato. No, con DRS. Ah, ok. Adesso Verstappen avrà l'occasione per superarsi. Intanto evita la passione di Stroll. Ora c'è l'ultimo giro per Lando Norris per vincere questo sprint, forse. Attenzione, ma c'è stato di nuovo. Attenzione, incrocio, ma c'è stato. Oh, scodata con anche Piastri e Russell, che finiscono la festa per la vittoria dello sprint.
lungo! Lunghissimo! Mando loro in stazione ancora lungo! Oh, oh, contatto! Contatto! Piastri secondo, dai! Sì! Incredibile! Incredibile, incredibile, incredibile! Dai, che ci guarda! Lo so! La macchina ha avuto danni! Oh! Con danni c'è la munizione, Piastri! Piastri e va, Piastri! Piastri va! Attenzione, bloccaggio per Piastri! Attenzione, Russell davanti a Verstappen! Incredibile, 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 incredibile! Incredibile quello che sta succedendo qui a... ad Austin, in Texas! Per Piastri, sta dando vincere questo super sprint! A Austin! Davanti al suo compagno di squadra di Norris! Oscar Piastri va e vince a sprint per Norris. Thanks a Russell, il quarto Max Verstappen, che sicuramente si ritira nella gara vera. Comunque Piastri vince a sprint qui ad Austin. E quindi... allora, vediamo un po' cosa sentiamo. Ma il weekend è solo agli inizi, le qualifiche e ovviamente il Gran Premio. Guardate, sì, avanti, vai, dai. Sì, sì. Allora, 87 punti, mamma mia. Allora, diciamo che Norris è davanti, che sta per la metà rispetto alle costruttori. Sì. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi 10 like per il prossimo e ci vediamo alla gara domani, ciao! Ciao!